Oggi siamo alla Traversa Volta Scirocco a fare il big jump, in questo caso a fare il tuffo, saranno delle tartarughe palustri che sono una specie protetta a rischio di estinzione. Partecipiamo alla campagna Big Jump, che è questa iniziativa internazionale che ormai da 22 anni cerca di portare l'attenzione sulla qualità degli ecosistemi fluviali, quindi sia sulla componente idrica ma anche su tutto quello che sta attorno all'acqua. Il progetto Life Climaxpo ha deciso di assumere la campagna Big Jump come elemento di richiesta appunto di una migliore qualità delle acque, ma anche una tutela della biodiversità degli ecosistemi acquatici. Climaxpo è un progetto Life integrato che vede la partecipazione di 25 partner. È un progetto che aveva la durata di 9 anni, è partito in febbraio del 2023 e ha un budget di quasi 20 milioni di euro. L'obiettivo principale è quello di studiare il fenomeno del cambiamento climatico e cercare di trovare delle soluzioni adeguate che consentano al nostro distretto di migliorare la resilienza complessiva del sistema. Il distretto del fiume Po è quello che viene definito anche nei rapporti dell'IPCC un hotspot climatico, perché è una zona che si trova a confine fra due aree climaticamente molto differenti, che sono il bacino del Mediterraneo e l'Europa centrale, ed è una di quelle aree dove gli effetti del cambiamento climatico saranno evidenti ma difficili da prevedere come effetti generali, ed è quello che in qualche modo abbiamo già iniziato a constatare negli ultimi anni. Basti pensare alla grave crisi idrica del 2022 e dell'alluvione in Romagna del 2023. Siamo alla Loasi di Volta Scirocco, che è un impianto gestito dal CER, il canale Milano-Romagnolo, che è un ente di secondo grado che distribuisce acqua sia per uso agricolo ma anche per uso industriale, per uso civile e anche per uso ambientale. Infatti una parte dell'acqua del CER va ad alimentare delle importanti aree umide verso l'area di Ferrara. Qui presso l'Oasi di Volta Scirocco abbiamo inaugurato 2 anni fa Acqua Campus Natura, che è un'area nell'ambito del Parco del Delta del Po, dove svolgiamo una serie di attività di ricerca e sperimentazione sui temi in particolare della sanità delle acque e dell'intrusione del cuneo salino, infatti siamo vicino alla costa, e insieme con CESTA, che è un'associazione ambientalista, facciamo queste attività prendendo ad esame il comportamento e la vita di quelle che sono delle tartarughe palustri, che sono delle specie autoctone che sono state trovate qui in quest'area, perché sono delle tartarughe molto sensibili proprio alla salinità. CESTA, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, è un centro di ricerche che ha sede a Marina di Ravenna e si occupa di conservazione della fauna. In particolare si occupa di tartarughe marine, ma anche di tartarughe che abitano gli ambienti di transizione, come quelle che sono ospitate qui nell'Oasi di Volta Scirocco. Da alcuni anni collabora con il CER, il canale Emiliano-Romagnolo, che ne ha la proprietà e la gestione dell'area, per appunto lo sviluppo di programmi di monitoraggio, di conservazione delle Emis orbicularis, le tartarughe palustri autoctone italiane, che sono considerate scientificamente una specie ombrello, cioè tutelando loro si può andare a tutelare a cascata tutta una serie di elementi che giovano in generale alla biodiversità e al mantenimento degli ecosistemi. Banalmente loro vogliono l'acqua dolce, quindi si contrasta anche il cuneo salino tutelando la loro casa. Da diversi anni stiamo appunto facendo dei programmi che le aiutano a nidificare, e ci sono delle azioni di conservazione, e oggi facciamo con il Big Jump un evento simbolico di restituzione alla loro casa di 2 esemplari prelevati in difficoltà proprio dall'Oasi, curati e restituiti. Buona vita, piccolina! 3, 2, 1, Jump!